Maestro Reina, lo conosco. È stato nella mia cella in compagnia per quasi 8 mesi. Uscendo tutti e due, è venuto con me. Volevo fare una società perché vedevo lui un'intelligenza veramente enorme. E cercai di comprare una tenuta, quella di Bitonto, e di fare una società tra io, lui e l'avvocato Mitolo, per creare allora un grande frigorifero sia per uso commerciale che per uso affittarlo agli altri. È venuta la polizia e ci venne a disturbare e ci fece l'ordine comunque, l'ordine del rientro. Ordine del rientro che lui rientrò, io venne andato all'ospedale e non ci siamo visti più. E questo è tutto quello che so. La fuga di Ligio dalla clinica Villa Margherita causa dure polemiche nei confronti del procuratore Scaglione e del presidente del Tribunale di Palermo, Nicola Laferlita, poiché l'ordinanza di custodia precauzionale emessa nei confronti di Ligio era rimasta inspiegabilmente inapplicata per alcuni mesi, consentendogli così di spostarsi liberamente. Entrambi i magistrati vengono convocati dalla Commissione parlamentare antimafia. La Commissione, come è noto, ormai ha inquadrato la figura di Luciano Ligio in tutti i suoi aspetti, ha dovuto in modo particolare interessarsene anche recentemente in riferimento alla sua fuga da una clinica di Roma. Su questo punto non posso aggiungere nulla di più in quanto gli atti della Commissione sono stati di recente trasmessi alle autorità competenti per gli ulteriori adempimenti. Onorevole Cattanei, Genco Russo, Ligio sono mai stati dei veri capi o anch'essi solo degli strumenti? E di chi? Se dovessimo riferirci a molte delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato, dovremmo concludere che la mafia è una favola, che Genco Russo, Ligio ed altri sono solo degli onesti e laboriosi lavoratori. La realtà purtroppo è ben diversa ed è molto più triste. Io non direi che sono dei capi mafiosi, certamente sono degli esponenti mafiosi. Accanto a loro ve ne sono molti altri, noti, e tantissimi non ancora noti. Ed è proprio in direzione di costoro che si rivolge lo sforzo della Commissione per individuarli e accertare le loro responsabilità. Io credo che l'opera contro la mafia non potrebbe mai avere neppure un parziale successo se si continuasse solo a colpire i manutengoli della mafia, i braccianti della mafia. Ma occorrerà invece finalmente colpire coloro che detengono il vero potere mafioso, che sono i veri capi mafia, ma che difficilmente per la loro astuzia, per l'omertà che esiste in Sicilia, incappano nelle maglie della legge. Si dice che ad aiutare nella fuga il capo della mafia di Corleone sia stato Frank Tradita Coppola, che rappresenterebbe il vertice della mafia nel Lazio. Ma un malpensante potrebbe pensare che le coperture di cui gode Ligio siano anche da ricollegare ai lontani meriti avuti dalla Commissione,
cui lui partecipava, relative al caso Mattei. Meglio evitare di tenere in prigione qualcuno che potrebbe dire cose sconvenienti. Nel dubbio, meglio sa libero. La commissione antimafia, oltre a sospettare del giudice Scaglione, si pone quesiti sul ruolo, nella vicenda Leggio, dell'allora capo della polizia, Angelo Vicari. Questo è il resoconto della commissione. Esiste negli archivi dell'antimafia un documento, il numero 578, tale da sollevare pesanti interrogativi su questo funzionario, che per tanti motivi è passato alle cronache politiche e poliziesche di questo dopoguerra, come uno dei più abili, intelligenti, spregiudicati esecutori della volontà della classe politica al potere. Si tratta di una testimonianza resa all'antimafia dal dottor Angelo Mangano il 26 giugno 69. Mangano è vicequestore. Appartiene all'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. Prende ordini direttamente dal capo della polizia. Ed è ampiamente noto, a torto o a ragione, per essere l'uomo che nel 64, in concorrenza con i carabinieri, aveva catturato Leggio. Quando Mangano depone davanti all'antimafia, il 26 giugno 69, Leggio, assolto 16 giorni prima a Bari, si è trasferito da Bitonto alla clinica di Taranto. Già da 8 giorni pendeva contro di lui un mandato di cattura. E di questo mandato di cattura il capo della polizia, come abbiamo visto, era perfettamente a conoscenza. La logica avrebbe voluto che anche Mangano, uomo di fiducia di Vicari sul fronte della mafia, ne fosse al corrente. Interrogato dalla commissione a proposito delle iniziative deliberate o in via di deliberazione a seguito della sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Bari, Mangano rende invece questa testuale e stupefacente dichiarazione. Per quanto riguarda le persone che sono state assolte, il capo della polizia ha dato drastiche disposizioni affinché si provveda a misure di prevenzione. Sia la polizia che i carabinieri, sin da quando hanno avuto notizia dell'assoluzione, hanno cominciato a preparare i vari rapporti per le misure di prevenzione, anche in relazione al Leggio. In questo momento, quindi, è una fucina. Tanto è vero che il capo della polizia ogni giorno e anche più volte al giorno chiede notizie di questi rapporti. E allora, delle due l'una, o il dottor Mangano ha mentito alla commissione, sapendo di mentire, in ottemperanza a precise disposizioni ricevute dal suo diretto superiore, dottor Vicari, per tenere celato il fatto che le misure di prevenzione contro il Leggio erano già state formalmente deliberate, ma che non c'era alcuna volontà, ad altissimo livello, di applicarle. Oppure è inevitabile concludere che il capo della polizia, nel quadro di un piano preordinato di protezione nei confronti del Leggio, faceva il doppio gioco, arrivando a mentire anche ai suoi funzionari più fedeli. Tutto considerato, ci sembra che questa seconda ipotesi abbia non poco fondamento. In questo momento, il nome di Leggio diventa simbolo stesso della mafia per le deficienze e le complicità dei nostri apparati di polizia. Un'automobile, una Giulia blu, si è fermata oltre questo cancello e sono scese 5 persone in divisa di agenti della polizia. Hanno cominciato a sparare con i mitra. Hanno ucciso 4 persone. Nel periodo successivo, Leggio torna a Palermo e partecipa all'organizzazione della cosiddetta strage di Viale Lazio per punire il boss Michele Cavataio, reo, secondo la vulgata mafiosa comune, di aver scatenato la prima guerra di mafia e la relativa reazione dello Stato. Infatti Leggio incarica i suoi luogotenenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Calogero Bagarella di far parte del comando di killer che uccide Cavataio. Questo è il numero 110 del Viale Lazio. In fondo a questo passo carabile, nell'ufficio dell'impresa Mongata, quella sera c'erano 5 uomini. Improvvisamente arrivò una giletta della polizia e ne scesero correndo, ne balzarono fuori un ufficiale e 2 agenti. E 4 uomini in borghese, tutti armati di mitra, e si slanciarono di corsa dentro il cortile. Spalancarono le porte dell'ufficio, mani in alto, siete in arresto, e invece di arrestarli cominciarono a sparare. Un'orgia sanguinosa. Leggio
ora latitante, è sotto i riflettori della pubblica opinione, che ne chiede a gran voce l'arresto. Trascorre alcuni mesi a casa di un cugino del suo ex socio, Gaetano Badalamenti, ma il cerchio si sta stringendo intorno a lui. E Don Tano chiede a Giuseppe Calderone di ospitare il boss di Corleone. Calderone non può rifiutarsi e lo ospita presso una villetta. Insieme a Leggio arriva un altro latitante corleonese, Bernardo Provenzano. Il tutto viene consacrato in un pranzo in cui partecipano anche Antonio Calderone, fratello di Giuseppe, Giuseppe Di Cristina e Agostino Coppola, l'unico che a buon titolo possa fregiarsi del titolo di Don, essendo un prete, ed è pure nipote di Frank Coppola. Leggio rimarrà a Catania per 2 anni, ospite del Calderone. Periodo in cui faceva parte di Cosa Nostra, ha conosciuto Luciano Leggio? Ho conosciuto Luciano Leggio, ho conosciuto Salvatore Reina, ho conosciuto Benedetto Benigni, come si chiama, Provenzale. Fermiamoci una... Questi erano gli uomini di Corleone. Andiamo per ordine. Innanzitutto Luciano Leggio. Luciano Leggio quindi era un uomo d'onore di Corleone? Era rappresentante di Corleone. Rappresentante di Corleone. Lei ricorda quando e dove lo conobbe? Io l'ho conosciuto alla fine del 60. Una volta Gaetano Badalamenti ci ha mandato a chiamare a me, a mio fratello e al vice rappresentante provinciale di Catania. E gli disse a mio fratello se poteva tenere a Luciano Leggio, perché non lo poteva più tenere lui, che era l'aiutante Luciano Leggio, e i momenti erano critici, non li poteva più tenere. Se poteva mio fratello. Quindi alla fine degli anni 60 Luciano Leggio si sposta, diciamo così, a Catania. Lui e Bernardo Provenzano. Per quanto tempo? Avevano documenti falsi, si facevano chiamare Farrugia. Mangano, dopo aver accertato che la fuga dalla clinica di Roma era stata favorita da Giuseppe Consolo Junior, genero del Coppola, prende contatto con il vecchio Don Ciccio e lo va a trovare presso la sua residenza di Pomezia. Vuole che Coppola convinca Leggio a costituirsi, o almeno ne faciliti la cattura. Coppola sembra abboccare. Le trattative vanno avanti per alcuni mesi, poi sembrano arenarsi di colpo. Mangano aveva comunque usato la precauzione di mettere sotto controllo, dietro autorizzazione della magistratura, il telefono del capomafia. Ne escono un numero imprecisato di bobine per registrazioni. Pare 40. Cosa ci sia inciso su questi nastri? Con precisione lo sa solo Mangano. Sembra non vi sia nulla di utile a rintracciare Leggio, le cui imprese però non mancano nelle conversazioni di Coppola, con gli amici e con il consulente finanziario, l'avvocato Ialongo. Mangano apprende che la mafia sta tentando di piazzarsi nel Lazio, sente nomi di politici e di magistrati ed ascolta storie di intrallazzi, speculazioni edilizie, trucchi alle aste dell'ANAS e affari di droga. Fra l'aprile e il maggio 70 le bobine, accompagnate dalle relazioni di servizio, vengono inviate alle procure della Repubblica di Roma, dove vengono suddivise fra i vari sostituti procuratori. Nell'estate del 1970 si svolgono i mondiali di calcio in Messico. Il mondiale inizia a maggio e a giugno gioca l'Italia. A guardare insieme le partite della nazionale italiana arrivano a Catania altri due latitanti di grande peso, Tommaso Buscetta e Salvatore Cicchiteddu Greco. Arrivano dal Sud America e per giungere in Sicilia passano dalla Svizzera per poi scendere a Catania. Anche loro vengono ospitati dal Calderone in una villetta diversa ma vicina a quella del Leggio. Ovviamente non sono venuti per il mondiale di calcio. Sono venuti perché la massoneria americana è interessata a che la mafia supporti un piano di golpe in Italia, quello di Junio Valerio Borghese. Giudice Falcone, le chiede del golpe Borghese. Sì. Lei cosa sa del golpe Borghese?
Golpe Borghese, io so che la massoneria era interessata affinché gli uomini d'onore prendessero parte al Golpe Borghese. Io stesso, insieme a Salvatore Greco, inteso Cicchitèb, venne dall'America e fui fino a Catania e sentimmo... A Catania dove andaste e chi incontraste? Andammo a Catania per incontrare Giuseppe Calderone e a Catania stesso incontrammo a Luciano Liggio, che era ospitato in un'altra casa, e noi fummo ospitati da Giuseppe Calderone, io e Salvatore Greco. L'oggetto di questo incontro era il Golpe Borghese. È anche l'ultima rivelazione che Luciano Liggio lascia cadere in aula al termine della sua deposizione. Un tentativo estremo di difesa seguendo la tattica della confusione, un modo per sbugiardare Buscetta, un avvertimento a chi dovrebbe tremare di fronte a rivelazioni così gravi, la voglia di continuare ad apparire un capo al quale ci si rivolge addirittura per fare un colpo di Stato. Nella primavera del 70, mi pare. Nella primavera del 70. Se tu ci credete, mi viene a fare delle proposte, come ebbe modo di dire, perché erano interessate a un corpo di Stato in Italia, un golpe militare. Bontate, Leggio e Badalamenti decidono di inviare qualcuno a Roma per parlare con Borghese. E ancora una volta viene scelto Giuseppe Calderone, che ancora può muoversi liberamente ed è poco conosciuto dalla legge. Calderone si presta all'ambasciata e partecipa ad un appuntamento romano con Borghese, dove si presenta semplicemente come Pippo. Inizia una specie di trattativa. Borghese dà quasi per scontato l'appoggio di Cosa Nostra. D'altronde, non era nuovo ad incontri di quel genere. Era presente alla riunione del 69 in Aspromonte, dove la massoneria calabrese lo aveva introdotto a un importante summit e delle chiaie aveva incontrato più volte i De Stefano fra i monti calabresi. Borghese chiede a Calderone un elenco con i nomi dei mafiosi che avrebbero partecipato all'attuazione del golpe, ma Calderone si rifiuta. Siamo in 2000, ma nomi non ne facciamo. Borghese propone allora di farsi riconoscere mettendo una fascia verde al braccio il giorno del colpo di Stato, così da poter riconoscere gli uomini di Cosa Nostra. Calderone risponde che riferirà agli altri la proposta. I due sembrano annusarsi. Borghese chiede che si prestino ad effettuare qualche arresto, ma anche in questo caso incassa un no. Possiamo aiutarvi, ma arresti non ne facciamo. Noi non siamo sbirri. Calderone chiede la revisione di tutti i processi di Cosa Nostra. Borghese si dice disponibile, ma pone una condizione. Sarà l'ultima volta. Dopo non dovranno più delinquere. Il bonus è unico. I due si lasciano promettendo di aggiornarsi a breve sulla questione. Il principe ha fretta. Pensa che questa occasione potrebbe non ricapitare e la finestra temporale per portare a termine l'operazione definita Tora Tora potrebbe chiudersi definitivamente. Borghese però non sa che tra i mafiosi nessuno sembra in realtà prendere in considerazione l'ipotesi di appoggio al suo tentativo. Pochi boss sono stati effettivamente informati della trattativa e le 2000 persone proposte sono un'invenzione da dare in pasto al principe nero. Tra i pochi che ne sono a conoscenza, i commenti sono: se viene questo, ci dà altri guai, almeno facciamo finta di essere d'accordo con lui. E poi? E poi vediamo che succede. La mafia di quel tempo, a differenza della nuova 'ndrangheta rampante dei De Stefano, vede ancora la destra come un pericolo. Ancora vivi in quelle generazioni sono i ricordi e le narrazioni sul periodo fascista di Cesare Mori, in cui di certo la mafia non aveva passato i suoi tempi migliori. Certo, l'offerta può allettare. A Liggio, sotto processo per l'omicidio di Michele Navarra, ma anche a Badalamenti, che ha il cognato Filippo Rimi, condannato all'ergastolo, insieme al padre Vincenzo Rimi. Quelli della famiglia di Alcamo. E Vincenzo Rimi, oltre a essere parente di Badalamenti, è, secondo Buscetta,
il mafioso più potente che lui abbia mai conosciuto. Quindi un dubbio esiste e la questione va definitivamente risolta, parlandone anche con Badalamenti. Ma Badalamenti è al confino a Macherio, in Brianza. Bisogna spostarsi e andare tutti a Milano. Sono presenti Buscetta, Calderone, Salvatore Greco Cicchiteddu, Gaetano Badalamenti e Totò Riina, che fa le veci del Leggio. Durante la riunione milanese di giugno si discute della ricostituzione della commissione mafiosa. Si decide di costituire un triunvirato provvisorio con a capo Badalamenti, Bontate e Leggio. Si prende inoltre la decisione definitiva sul golpe Borghese. La proposta di Borghese è inaccettabile. Dopo la riunione, alcuni boss mafiosi vengono fermati a un posto di blocco della polizia. Dall'auto che viene fermata scendono Badalamenti, Calderone, Gerlando Alberti, che danno i loro documenti, mentre Buscetta dà quello falso di Adalberto Barbieri e Salvatore Greco quello di Renato Caruso Martinez. Vengono lasciati andare. Buscetta e Greco rientrano in America, dove vengono arrestati nel settembre del 1970. E mentre Don Masino è in attesa che venga stabilita una cauzione, alcuni agenti che non si identificano si rivolgono a lui affermando: non avete potuto fare quello che volevate in Sicilia. Secondo Buscetta, la conferma che negli Stati Uniti sanno quello che è avvenuto nel suo soggiorno italiano. Colpo di Stato. E ho detto prima, forse non mi sono spiegato bene, che il nostro interessamento era dovuto alla revisione di processi, di molti processi che c'erano in corso, che avrebbero potuto risolversi con sentenze favorevoli partecipando al golpe e partecipando alla liberazione dei comunisti in Italia. Non si risolse perché le richieste del principe Valerio Borghese erano quelle. Processualmente e storicamente è stabilito che io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970 insieme a Gerlando Alberti, a Giuseppe Calderone, a Gaetano Badalamenti, io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il colpo Borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Riina, che veniva a sentire come membro del triunvirato stabilito come commissione nel 1970 per la provincia di Palermo. Sono stato fermato subito dopo, la casa ci era stata offerta da fidanzati, da Ugo Martelli e da altre persone residenti a Milano. Il golpe Borghese favoriva come contropartita la liberazione di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo Rimi. Per la nostra collaborazione, come Cosa Nostra, a golpe. Il signor Riina, pur rendendosi conto che era una cosa che si poteva fare, era molto ipocrita, perché lui di Rimi non aveva che cosa farsene. Era una lotta ai Rimi. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui. E allora, siccome in questo frangente si è creato il mito Leggio attraverso i processi, attraverso tutto uno di cose, si voleva da parte dei militari la mia presenza per accertare eventuali accordi, per assumere delle responsabilità, che io avallasse accordi che questa gente aveva preso. Questi erano venuti dall'America, faccio presente anche questo perché è importante questo discorso, questi erano venuti dall'America per contrattare questo. Queste sarebbero
Buccichetello? È Buscetta, però è il Buscetta. Primo impatto io l'ho solamente avuto Cicchetello. In quell'occasione della venuta lì a Catania, a Catania io non ho acconsentito né un dissi né sì né no di tutto questo. Io sento, sai, su cose al di là da venire e poi cose che ancora cercate di mettervi d'accordo, io non sono tanto interessato, non ci vedo bene, ma sai, ma tu non devi assumere responsabilità, siccome il tuo nome è stato messo troppo alla luce, vogliono la tua presenza, vogliono, ci devo pensare, non ti deve essere. Nel mentre, quando io qui l'altra volta ho detto che è la mia condanna, era in preparazione e in conseguenza, le mie condanne sono frutto di preparazione e in conseguenza di questo mio rifiuto. E non ora, ma in quel di Reggio Calabria ho fatto il nome del ministro degli interni che andò a Bari a forzare la mia condanna. Perché la mia condanna non è processuale, la mia condanna è politica. Con la scusa di dare un esempio, andò a imporre una condanna. Quindi ora credono di avere ancora più l'arma nelle mani per potermi scattare. Mi si promette che io non devo tener conto, mi si dava il cartellino pulito. Io non dovevo avere paura del ricastro, non dovevo avere paura di niente, purché avallasse. Mi impegnasse in quel dato ed io ho rinunziato anche alla libertà. Cioè lei ha rifiutato di partecipare tutto. A questo ho rifiutato vo- tutto di dare l'avallo, di dare l'avallo costi quel che costi, non me la sono sentita di avallare la possibilità di portare il paese in un regime totalitario. Quindi chi doveva arrollare o arrollò tutta questa massa di gente, 7.000, 8.000, perché il corpo di Stato apparisse uno stato di necessità, perché quello che si doveva creare, l'impegno che questa gente voleva, che si creasse un clima per cui il corpo di Stato venisse giustificato, uno stato di bisogno, se non che Luciano non accetta. Non accetta, non si piega a nessun ricatto, né di con la libertà né col denaro, né con niente. Succede che al mio rifiuto si perde l'affare. Ed ecco perché Buscetta è così accanito contro i corleonesi. E questo è il motivo, non ci sono altri motivi, che sono molto, molto. Settembre 1970. Viene rapito e ucciso il giornalista dell'ora, Mauro De Mauro, che stava indagando sul caso Mattei e forse sul golpe borghese. Principali investigatori per l'arma dei carabinieri sono il capitano Giuseppe Russo, responsabile dell'ufficio investigativo, e il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per la polizia, il commissario Boris Giuliano. Tutte le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, diretta da Pietro Scaglione. A distanza di anni, gli uni dagli altri, tutti e quattro cadranno in circostanze diverse, vittime della mafia. Il dolore è vivo, noi gli facciamo del male, speriamo che chiederà di meno. Le indagini della questura di Palermo portano al fermo del commercialista Antonino Buttafuoco. Buttafuoco aveva contattato la famiglia De Mauro prima ancora che la notizia del sequestro del giornalista diventasse di pubblico dominio e sembrava interessato al recupero di documenti di De Mauro. Buttafuoco è una delle due persone che avevano fatto visita a Leggio durante la sua degenza alla clinica romana Villa Margherita. Si arriva infine al fermo del cavaliere Nino Buttafuoco, un commercialista noto e stimato amico dei De Mauro. Buttafuoco viene arrestato e denunciato per concorso con ignoti in sequestro di persona. Dopo 2 mesi di carcere, al commercialista è stata concessa la libertà provvisoria.
I sospetti erano dovuti alla mia manifestazione indirizzata a confortare la famiglia, che ritenevo avesse avuto dei traumi effettivi. Sì, ma lei nei giorni della indagine ebbe molti contatti con i De Mauro? No, soltanto andai una volta per dare conforto dopo 3 o 4 giorni dalla scomparsa. Non aveva assicurato di mettersi in contatto con i presunti rapitori, per esempio? E come poteva assicurarlo? Che rapporti poteva avere con i presunti rapitori? Che potevano essere questi presunti rapitori che io non conoscevo? Buscetta, pur all'estero, viene a conoscenza che alcuni all'interno di Cosa Nostra hanno comunque partecipato al tentato golpe. In particolare Natale Rimi, figlio di Vincenzo e fratello di Filippo, che partecipa al tentato golpe del 7 dicembre 70, fermato da una telefonata, quando già i mezzi sono per strada. Resta il fatto che la notte del 7 dicembre 1970 la mafia ha l'incarico di uccidere il capo della polizia, Angelo Vicari. Ma io so che invece continuarono a interessarsi del golpe borghese, ma io e Greco non eravamo più in Italia. Tanto. Continuarono ad interessarsi chi, signor Buscetta? Ecco, tanto. Io credo, perché non ho un'affermazione positiva da dare in questo riguardo, però l'affermazione positiva che posso dare in questo riguardo è che chi va a prendere le armi l'8 dicembre del 1970 in una caserma militare di Roma è Natale Rimi, il figlio libero di Vincenzo Rimi. Poi il giorno del golpe ci andò Natale, uno di Alcamo, Natale, non mi ricordo il nome, è Rimi, Natale Rimi, perché lui si era interessato perché se si faceva il golpe, dice che rifacevano i processi, lui c'era suo padre e suo fratello in prigione per omicidio, perciò si interessava moltissimo. Ma poi dice che ha sentito sparare dei colpi, ma non hanno fatto niente la notte. 28 marzo 1971. Frank Coppola, 71 anni. Viene arrestato insieme al genero Giuseppe Corso nella tenuta di Pomezia. Il tribunale è convinto abbia ospitato Leggio dopo la fuga del 69. Non è il primo arresto per Coppola, già gli era capitato nel 65 per traffico di droga. E nel 68 per alcuni delitti nella zona di Partinico, dove, per coimputato, aveva anche Leggio. Ma in entrambe le occasioni era stato assolto per insufficienza di prove. Non è facile capire che sia Frank Coppola, tutto sommato quello che si riesce a sapere della sua vita è lui stesso a riferirlo, nelle occasioni in cui si è trovato nella necessità di dare spiegazioni. È insomma Frank Coppola lo stesso biografo di Frank Coppola. Di certo, c'è che ultimamente pranza con la pistola sul tavolo. Ha forse paura che qualcuno lo uccida? Dopo l'arresto, Coppola viene trasferito a Palermo, insieme ad altri mafiosi, con un direttissimo il cui ultimo vagone viene riservato al servizio traduzioni. Il piccolo, ma temuto, Frank Tredita passa in mezzo a uno stuolo di agenti e fotografi, portando un cappotto grigio topo e un cappello scuro. La mattina del 5 maggio 1971, Scaglione, mentre percorre Via dei Cipressi, a Palermo, a bordo di una Fiat 1500 nera, guidata dall'agente di custodia Antonio Lorusso, viene bloccato da un'altra automobile, da cui escono 2 o 3 persone, che fanno fuoco con pistole calibro 9.38 Special, freddando all'istante Scaglione e il suo autista. Nonostante l'agguato sia avvenuto in una strada molto popolata, gli inquirenti non riescono a trovare testimoni oculari del delitto. Si tratta del primo omicidio eccellente commesso da Cosa Nostra nel dopoguerra. Scaglione aveva incontrato anche il giornalista Mauro De Mauro.
Ora, io ricordo bene che De Mauro, pochi giorni prima della sua sparizione, passò dal mio ufficio, si affacciò, non entrò. Cioè, non entrò, non si sedette come soleva fare, restò all'impiedi, ci salutammo, non mi ricordo se restammo qualche minuto a chiacchierare, comunque mi disse che aveva qualche cosa di importante per le mani e che andava alla procura. Io suppongo che si dovesse incontrare col procuratore capo. Si parla spesso del caso Liggio. Quali segreti così importanti portava via Pietro Scaglione? Vi è stato un procedimento da parte del Consiglio Superiore, conclusosi, come lei sa, col riconoscimento della buona fede del procuratore della Repubblica di Palermo. Ma anche con il suo trasferimento? Non vedo un rapporto fra il trasferimento e il procedimento disciplinare. Il trasferimento rappresentava una normale evoluzione di una normale carriera. Tommaso Buscetta affermerà che il delitto Scaglione venne ispirato ed eseguito dallo stesso Liggio, insieme al suo vice Rina, nel territorio di Porta Nuova, dove operava la cosca del boss Giuseppe Calò, che già da allora era fiancheggiatore di Liggio e dei suoi uomini. Stamane Palermo ha tributato solenni onoranze alle salme del procuratore capo della Repubblica e dell'agente di custodia Antonino Lorusso. Il corteo funebre si è mosso dal Palazzo di Giustizia ed ha percorso le strade della città. Dopo il rito funebre, la salma del procuratore capo della Repubblica, Scaglione, è stata sepolta al cimitero dei Cappuccini, accanto alla tomba della moglie. La mafia esiste da secoli, non è una cosa moderna che si è creata ieri o si è creata negli anni 40. Non è mai successa una cosa simile. Si ragionava la legge e all'altra sponda, noi siamo da questa sponda. Loro ci combattono, noi cerchiamo di difenderci. Ma senza mai andare oltre questa difesa preventiva che aveva la mentalità mafiosa. E quindi l'omicidio di Scaglione, del procuratore capo della Repubblica di Scaglione, in quel periodo aveva questo carattere oppure era un altro discorso? Io non saprei definirlo l'omicidio di Scaglione, perché, ma comunque è l'inizio di una serie di attentati contro lo Stato, di attentati terroristici, non mafiosi. Ma si era a conoscenza da parte dell'organizzazione che ci sarebbe stata una risposta da parte dello Stato e non si temeva questa risposta? L'organizzazione in quell'epoca non era un'organizzazione già formata, era in embrione, era una cosa che cominciava a formarsi, perché a dire del Badalamente, se è vero, ma io credo che un uomo d'onore non mentisce su queste cose, lui non lo sapeva e anche il Bontadi stesso non sapeva dell'esecuzione del giudice Scaglione. La mia domanda era: per quanto tempo rimasero a Catania, in particolare Luciano Leggio? Quasi due anni, perché poi nel 71, a luglio del 71, hanno fatto l'associazione dei 114 e hanno arrestato mio fratello. E lui, Luciano Leggio, dice: io me ne vado da qua perché già è un posto che è conosciuto che c'è mafia. E sono andato prima a Napoli e poi a Milano. 26 agosto 1971. Su richiesta dell'antimafia vengono consegnate alcune delle bobine delle intercettazioni di Coppola. L'antimafia viene a sapere della loro esistenza tramite una notizia riservata, cioè grazie a un'informazione confidenziale del colonnello dei carabinieri Agnello, in servizio presso la Commissione Antimafia. L'antimafia le chiede alla magistratura, ne riceve 5, fra le quali, dice la lettera di accompagnamento, 2 riguardano l'ascolto di Coppola, ma nel pacco mancano proprio quelle 2, sostituite da altre. Dopo un lungo batteribatti in cui le bobine sembrano scomparse, l'antimafia le riceve tutte in 2 rate, il 13 e il 20 settembre. Sono però solo la coppia fonica degli originali, e risultano comunque manipolate e tagliate, con lunghi silenzi e nomi incomprensibili. Si richiedono anche delle perizie. Lo scandalo è enorme
e emergono comunque discussioni di Coppola con alcuni politici ed il suo interessamento, tramite l'avvocato Ialungo, affinché Natale Rimi, figlio del potente mafioso Vincenzo Rimi, venga assunto dalla Regione Lazio. Pare compaiano anche i nomi di alcuni magistrati, fra cui Vitalone e Santiapichi. Ma forse i nomi più grossi sono tra quelli tagliati. Uno degli avvocati di Coppola si presenta in procura dicendo che il suo cliente Frank ha subito un'estorsione di 50 milioni dal dottor Mangano, che in cambio avrebbe promesso al Coppola che lo avrebbe tutelato nel caso, dalle bobine, fossero emerse situazioni compromettenti per lui.